Los sábados de 10 a 12, Gabriela Maluzá te lleva de viaje con Buongiorno Italia. Empezá tus sábados a pura cultura italiana en Cítrica Radio. Buongiorno a te, que es igual a mí. Buongiorno Italia. Buongiorno Italia. Programma in onda il sabato dalle 10 alle 12. Su Cítrica Radio conduce Gabriela Maluzá. Bene miei, ben ritrovati e benvenuti alla seconda ora di Buongiorno Italia. E questa seconda ora la vogliamo iniziare facendo dei nostri complimenti al grande poeta con la chitarra Franco Simoni, che oggi riceve un altro premio, un altro riconoscimento, Virtù e Conoscenza a Franco Simoni, con la seguente motivazione: persona di alta moralità, cantautore di inestimabile valore e garbo artistico per l'amore che lo tiene unito alle radici salentine, per l'impegno umanitario e culturale, per la valorizzazione della lingua latina, per aver saputo esprimere con la sua canzone un originale ed energico atto di accusa contro i pericoli della droga, per il suo pregevole lavoro di ricerca e scrittura ed elaborazione musicale che lo ha reso celebre nel mondo intero per la emozione che riesce a suscitare con ogni sua composizione. Cosicché, ripeto, complimenti al grande poeta con la chitarra, cavalier Franco Simoni, che oggi riceverà questa premiazione alla cerimonia di premiazione e allo riconoscimento Virtù e Conoscenza. Davvero complimenti dal più profondo del cuore, speciale Mare Nostrum, Franco Simoni. E vogliamo anche far nostre le parole di un'altra nostra grande amica, Loretta Crestani, che dice: questo non è un premio come un altro, questo premio va oltre l'artista, riconosce una persona, i suoi valori e quello che ha saputo trasmettere a chi lo ascolta, grazie alle sue poesie e musica. Grazie Franco, anche da parte mia, piccola tua fans. Un abbraccione, Loretta Crestani. Noi anche vogliamo fare dei nostri complimenti al grande poeta con la chitarra, Franco Simoni. Vogliamo ringraziare un'altra volta anche Claudio Sava e tutti i club di fans di Franco Simoni nel mondo. Ma innanzitutto ringraziare lui, ringraziare tutto ciò che fa, come ci ha fatto unire in musica. Si dice nel Vangelo che chi canta prega due volte, vero? E lui lo ha saputo fare, lo fa e lo farà per sempre. Lui ci ha unito in musica. Così che cosa vi sembra se ascoltiamo il grande Franco Simoni con questa nostra grande artista latinoamericana, Miriam Hernández, Franco Simoni? Ecco, e vai! Ecco il momento esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo. Non si tratta di cambiare niente di quel che sei, di quel che fai. Ecco, mi sorridi e forse neanche tu lo sai, quanto spazio è liberato adesso in
lo che ho sempre soffocato, sogni e fantasie. È un miracolo, ma scopro che sono le stesse tu. Viaggia con il tempo quando vuoi e poi balla, vivi, ama quanto puoi. Nelle mani tu sei accanto a me anche quando non ci sei. Se di notte a volte penso no, non ce la faccio io, tu cancelli con un solo abbraccio ogni timore. Sorridi forse neanche tu lo sai, quanto spazio ha liberato adesso intorno a noi. Io che ho sempre soffocato sogni e fantasie, è un miracolo ma scopro che sono le stesse tu. A me anche quando non ci sei. Se di notte a volte penso no, non ce la faccio io, tu cancelli con un solo abbraccio, tu cancelli con un solo abbraccio ogni timore. Buongiorno Italia en Cítrica Radio. Bene miei, ben ritrovati e complimenti ancora al grande poeta con la chitarra Cavalier, Franco Simoni. Vi racconto che Franco è nato all'anagrafe come Francesco Luigi Simoni, nato ad Acquarica del Capo il 21 luglio del 1949, un grande cantautore ed autore televisivo italiano, ripeto, nato nel Salento. Sesto dei 9 figli, dopo gli studi al liceo classico Dante di Casarano, si iscrisse alla facoltà di ingegneria alla Sapienza di Roma. Esordì ufficialmente nel 72 quando vinse il Festival di Castrocaro con la canzone Con gli occhi chiusi e i pugni stretti. E partecipò nel 73 al Varietà Canzonissima, condotto in quell'edizione da Pippo Baudo, e l'anno seguente con la canzone Fiume Grande al Festival di Sanremo, senza raggiungere la finale ma ottenendo successo nelle vendite anche nelle sue versioni in spagnolo, Rio Grande, e anche in francese. Nel 76 uscì l'album Il Poeta con la Chitarra, dal quale viene estratto il singolo Tu e così sia, che è scalata la classifica italiana, confermò il successo del cantautore anche nei paesi di lingua spagnola. Da quell'album viene tratto il secondo singolo, Tentazione, che lo portò tra i vincitori dell'edizione invernale del Festival Bar, e il terzo singolo con una pregevole cover di Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Nel 77 ottiene il Monticelli Terme, il premio Paroliere della critica, per i suoi testi poetici che gli hanno valso l'appellativo di poeta con la chitarra. Nello stesso anno TV e Sorrisi e Canzoni gli conferì il telegatto con la rivelazione dell'anno.
italiano e per due anni consecutivi, 77-78, vinse la Gondola d'Oro a Venezia per i brani Tu e Così Sia e Il Cielo in una Stanza. Nel 77 pubblicò l'album Respiro con la canzone Respiro, ritenuta in classifico della canzone autoriale italiana, ma che includeva anche il brano Cara Droga, una lettera come atto di accusa ai danni morali e materiali della droga. Dubbi e il vecchio delle carrozzone, nel 78 l'album Paesaggio confermò il suo successo in Italia e restò per circa 3 anni consecutivi nelle classifiche dell'America Latina. In particolare la versione spagnola della canzone Paesaggio, Paisaje, in lingua spagnola, raggiunge il primo posto dell'iParade Argentina del 78, per tornarci nel 95 con la versione cumbia cantata da Gilda e nel 2011 da Vicentico. Paisaje è entrata a far parte del patrimonio musicale latinoamericano con decine di cover incise da cantanti e gruppi. L'album includeva anche La casa in Via del Campo, versione italiana, tradotta da Roberto Arnaldi, e Lado portoghese anche, e reso celebre da Amalia Rodriguez. E canzoni come Origine, Gocce in la Ferrovia e una canzone autobiografica sulla sua giovinezza. Nel 79 pubblicò l'album Franco Simone con canzoni come Sono nato cantando, A quest'ora e del 80 e l'album Racconto a due colori. Poi nell'86 l'album Il pazzo, lo zingaro e gli amici, che conclude con Gli uomini e già presentano al disco per l'estate del 85 al Festival Bar di Saint Vincent. E tanti altri brani, quanto nel 92 che scrisse alcuni brani per i musicali e teatrali di Maria Carta, A piedi verso Dio, nel 93 l'antologia dei successivi in spagnolo La ley dell'alma y de la piel, e raggiunse il 13° posto nella classifica negli Stati Uniti d'America e tanti altri premi. Poi nel 2003, in occasione del Festival de Viña del Mar in Cile, gli è stato assegnato un premio alla carriera da 130 giornalisti di tutto il mondo. Nello stesso anno ha ottenuto il Leone d'Oro alla carriera durante il Festival di Musica Leggera, Trionfo Gondola d'Oro del 2003 e tanti tanti altri premi fino ad arrivare alla onorificenza di Cavalier della Repubblica Italiana. Ma credo che il premio più grande è il premio che ogni giorno gli danno i suoi fans, cioè l'amore ed il rispetto che proviamo per lui. Così che complimenti ancora, maestro Franco Simone.